sì, con il territorio brindisino e tutta la, la costa brindisina, dove effettivamente c'è questa tradizione popolare, una tradizione importante. Noi oggi consegneremo una bandiera dell'Ansegna, perché il santuario di Belvedere nel territorio di Carovigno fa parte della mia francigena, quindi oggi per la regata Brindisi con Flu presenteremo questa, questo nostro dono, che sarà messo sulla barca direttamente che arriverà a Corfù. Quindi in questo territorio la Via Francigena rappresenta una parte importante, soprattutto può rappresentare a livello turistico, a livello proprio del territorio, un punto di riferimento fondamentale per la crescita e per la conoscenza di chi vuole portare avanti una bandiera importante che è quella del turismo. Quanto può essere importante fare squadra anche dal punto di vista politico per avere anche un riconoscimento europeo, che è questa quella strada che sta percorrendo? Certo, la politica secondo me deve lavorare al di là degli schieramenti, ma deve lavorare per costruire, non per dividersi, anche perché su questa materia le divisioni non servono a nulla. Se il territorio ha successo anche la politica, se il territorio viene sconfitto, i primi sconfitti sono i politici.